Rieccoci qua, avete visto il video precedente? Oggi l'amico che voglio presentarvi si chiama Tong Pu e insieme a Tang Tong di Dragon Boy che abbiamo conosciuto la volta scorsa possiamo considerarli genitore 1 e genitore 2 del nostro amatissimo Dragon Ball. La grande avventura di Tong Pu è un'altra storia autoconclusiva pubblicata da Akira Toriyama nel tentativo di cercare una scappatoia da Dr. Slump. Andò su Shonen Jump numero 52 del 1983 e oggi dopo la sigla andremo a sfogliarne insieme le pagine per leggerlo e commentarlo. Mettetevi comodi perché stiamo per conoscere il secondo prototipo di Dragon Ball. Sì, anche qui ci sono i nudini. La grande avventura di Tong Pu. Sì, ho cambiato maglietta, non è lo stesso giorno. La Planet 12 vagava nello spazio profondo. Era la 12ª astronave da ricognizione in missione di ricerca prima di iniziare lo sfruttamento di un nuovo pianeta. L'equipaggio era composto da una sola persona, un ragazzino di nome Tong Pu. Bip bip. Ok, già qua vediamo praticamente Tang Tong, lo stesso personaggio che abbiamo visto la settimana scorsa in Dragon Boy. Notiamo da subito cose stupidissime come, non lo so, a sinistra io vedo un gelato, c'è un pinguino, probabilmente un richiamo al villaggio pinguino, un orsacchiotto così a cavolo, e un mondo ipertecnologico, camera di ibernazione. Partiamo già col botto col prototipo di camera di ibernazione o capsula criogenica, insomma, che vedremo per la prima volta fino a conservare Krillin, Muten e Jaozi con l'avvento del gran demone piccolo. Si apre, sveglia. Oh, sono arrivato? È ora di atterrare. Primo, lavarsi la faccia e mettersi in ordine. Questo marchingegno è come se fosse arrivato da Dr. Slump. Ora l'asciugatore automatico e lo chiamano progresso scientifico. È chiaramente un manga umoristico, come d'altronde Dragon Ball all'inizio, prima che finisse la saga di Pilaf, ma anche dopo perdura un po', ma è solo dall'avvento del torneo Tenkaichi, in quanto Dragon Ball non stava andando in realtà molto bene, non aveva raggiunto minimamente il successo di Dr. Slump, e decise di cambiare rotta invece che raccontare un viaggio, mazzate, tornei e cose varie. È ora di andare in bagno. Ops, il corpo si è un po' irrigidito dopo 5 anni di ibernazione. Occupato, ok, vediamo il protagonista che fa la popò. Che bisogno c'era di occupare un quarto dello spazio sull'astronave per questa assurda macchina pulisci culetto? Sono senza parole, è bellissimo. Chissà come sarà questo pianeta, sempre che riesca ad atterrare. Speriamo che sia un pianeta ospitale per gli esseri umani. Eh? Dov'è il pianeta? Che strano. Sta suonando l'allarme. Qualche guasto all'astronave. Vediamo un po', dimmi cosa succede. Bip bip. Il secondo motore è in avaria. Lo sapevo, uffa. Ecco perché mi ha svegliato. Che c'è scritto? Fra 56 secondi l'astronave si autodistruggerà. Abbandonare immediatamente l'astronave, pericolo di morte. Ah, ho capito. Ah, aiuto, che guaio! Accidenti, presto, presto, non c'è più tempo! Via! Apriti, sesamo! Questa mi ricorda troppo l'astronave di Dio, il dio della Terra, che trovano Mr. Popo e Bulma. E si apre con la parola d'ordine. Forza! Boom! Accidenti! Ci è mancato un pelo. Non potrò tornare sulla Terra con questo razzo così piccolo. E poi non so neanche dove mi trovo. Non posso che continuare a volare così fino all'esaurimento del carburante e poi proseguire da solo a nuoto. Sono in un bel pasticcio. Un momento, si potrà nuotare nello spazio. Forse sarà meglio cominciare ad allenarsi. Opla, opla! Bene, è possibile nuotare a rana. Oh, quel pianeta è abbastanza vicino. Scenderò e mi riposerò un po'. Che bello il pesce volante. Che razza di pianeta è questo? C'è acqua dappertutto. Quasi non c'è terraferma, ci sono solo delle piccole isole. Come sarà l'aria? Oh, è perfetta. Peccato, se ci fosse stato qualche continente sarebbe stata una grandissima scoperta. Comunque sia, andrò in ricognizione. Dunque, la capsula 12 sarà perfetta. Bene, le capsule Oi Poi vengono da qua, ma guardate la differenza tra quelle che conosciamo e quelle che sto per mostrarvi. Che seccatura preparare l'acqua bollente, è il peggior difetto di queste capsule. Può darsi che ci siano degli strani esseri, porterò una pistola con me. Oh, sta bollendo, splish, via! 1, 2, 6, 7, 8, 9, boom! Pronti a partire! Le capsule Oi Poi che conosciamo sono nate da questo.
Ovviamente questo è un capitolo che si sapeva non sarebbe andato avanti molto, al massimo per un altro capitolo, e non è successo. Quindi l'idea di farle bollire è anche molto figa. Poi se realizzando ovviamente Toriyama, già un mangaka in generale deve cercare di ridurre ai minimi termini più che può il lavoro per i ritmi forsennati che c'erano e ci sono nel mondo, in questo mondo dell'editoria giapponese. Toriyama poi era il re dei pigroni, quindi ovviamente ha eliminato tutto il processo che avrebbe portato all'esplosione, alla fuoriuscita del contenuto della capsula, facendo questo pratico click. Però quanto è bello vedere la capsula messa a bollire, è bellissimo. Sembra che non ci siano esseri umani. Intanto Pterodattilo che tossisce, bellissimo. Che cosa? Cosa cavolo è quello? Incredibile, sembrerebbe il relitto di un'astronave. Allora gli extraterrestri esistono. Andrò subito a controllare. Si spoglia, ovviamente nuotata, molto in stile Goku. Tutte queste cose sono state praticamente riprese. Non il fatto che lui faccia un bagno, cioè, ci sono tante probabilità che in qualsiasi storia qualcuno faccia un bagno. Però dai, cavolo, guardatelo, è quello, è un disegno già fatto praticamente. Non sembra che sia precipitata, sembra piuttosto che sia esplosa in volo. Gasp, ma è la Planet 8. Cosa significa tutto questo? La numero 8 è partita dalla Terra più di 2 anni prima di me. È venuta a esplorare questo pianeta e ha avuto un incidente. Se non sbaglio, l'equipaggio della numero 8 era composto da 3 persone. Si saranno salvate. Forse sono ancora su quest'isola. Proverò a cercarli. Ah! Aia, scheletro. È morto. È stato colpito con un'arma da fuoco. Cosa significherà? Forse si sono sparati tra loro. Meglio stare allerta. Tum chica boom, tum tum zoom zoom chica boom. Musica. Una ragazza. Ehi! Tada! Il prototipo dell'aspetto di Bulma. Abbiamo visto il prototipo del carattere di Bulma sulla principessa in Dragon Boy. Dicevamo che l'aspetto era di Cici, qua più o meno, a parte gli occhi, il colore degli occhi, è chiaramente Bulma. Verrà riutilizzato anche il vederla lavarsi, anche più di una volta, nei primi capitoli. Ah! Girati subito! Scusami, scusami! Sei pronta? Non ancora. Si asciuga i capelli. Va bene, senti, sai usare questa mitragliatrice? Questa? Allora? Si tira questa parte, poi si toglie la sicura. Poi basta premere il grilletto. Ecco. Grazie. Che cosa vuoi, maledetto extraterrestre? Aiuto! Ehi, ferma, io sono un terrestre. Sei un bugiardo. Qual è il monte più alto della Terra? Il Monte Everest. Wow, è vero! Allora sei venuto a salvarmi. Mi dispiace, ma qua ci stava almeno una vignetta con un piccolo landscape, un panorama, qualcosa che facesse intuire che stessero raccontando, ovviamente molto acerbo come scrittura. Insomma, è andata così. Che delusione. Ho visto uno scheletro, ma l'altro membro dell'equipaggio che fine ha fatto? È morto anche lui. È stato ucciso da un extraterrestre. Cosa? Un extraterrestre? Già. Ma che diavolo è successo? Molto tempo fa la Planet 8 atterrò su questo pianeta per una missione di esplorazione. Dopo 2 giorni dall'inizio della ricognizione, improvvisamente arrivò una strana astronave. Uscì un extraterrestre mostruoso. Lo vediamo uccidere l'equipaggio, di cui uno molto blackface. Anni 80. E il mostro è praticamente anche lui alien. E ricorda molto sia il robot che vediamo nella saga del Red Ribbon, sia molto volendo la seconda forma di Freezer, cioè la seconda trasformazione. Furono uccisi tutti e due subito. Io mi sono nascosta, perciò mi sono salvata. Da allora ogni giorno lotto per sopravvivere. Tanto guardate la sinuosità del corpo di questa ragazza, cioè è perfetta per essere una ragazza così giovane. Cioè, come disegnava Toriyama le donne con questo stile semplicissimo e poco realistico, riusciva a renderle sexy anche con questo stile tondeggiante e cartunesco. Io sono... rimango sempre senza parole. Chi diavolo era quell'extraterrestre? È ancora sul pianeta? Sì, l'ho visto atterrare da quella parte. Si è rifugiato su questo pianeta per sfuggire alla giustizia spaziale. Giacomo? Pattuglia galattica? Eureka, se riusciremo a rubare la sua astronave potremo tornare sulla Terra. Se ci scoprirà però saranno guai, sta anche tramontando il sole. Rimandiamo tutto a domani, per oggi ti ospiterò a casa mia. Come? Tu hai una casa? Vroom. Come ti chiami?
Togpu, e tu? Che strano nome. Io mi chiamo Plamo. E dici che è strano il mio? Come nel caso di Bulma, Toriyama non ha mai voluto dare un nome che fosse in linea col personaggio, cioè non doveva essere un nome delicato o sexy, doveva essere un nome buffo, brutto. Di controparte, quando invece c'erano personaggi veramente cattivi e pericolosi, come il killer Tao Bai Bai, appunto, dava dei nomignoli ridicoli. Proprio per creare questo contrasto muffo, anche quando era costretto a inventare qualcosa di un po' più maturo, un po' più duro, voleva a maggior ragione spezzare l'atmosfera con questi espedienti meravigliosi. E allora qui non c'è nessuna casa. Tu non conosci le capsule, è una nuova invenzione. La capsula è la casa numero 4. Le capsule. Ecco qua, allontaniamoci, può essere pericoloso. Eh? Cosa c'è? Boom! Casa. Questa scena l'ho già vista. Solo che in questo caso è il piccoletto che fa vedere alla ragazza la magia delle capsule. Bella casetta, vero? Aria condizionata e riscaldamento, garage e tutti i comfort. Il gabinetto è da questa parte, la vasca da bagno è lì accanto. Che meraviglia! Come la casa che vediamo tirar fuori a Bulma quella notte in cui Goku mangiò un millepiedi e un lupo. Com'è buono il cibo terrestre! E tu non mangi, Tongpu? A me basta questo. Fammi assaggiare, non sarà più buono di questo cibo. Deh, ma che roba è? Come fai a bere questa schifezza? Come mai Tong Pu ha bisogno solo di bere quella roba? Restate con noi. Per caso sai qual è la posizione di questo pianeta? Non lo so, non ti intendi né di meccanica né di astronomia. Perché sei stata scelta per la squadra di ricognizione? Ce lo chiedevamo tutti. Perché sono dotata di poteri soprannaturali. Poteri soprannaturali? Sul serio? Certo, ti mostrerò cosa so fare con un cucchiaio. Un'ora dopo. Vedi, si è piegato. Beh, non mi sembra un potere molto utile. Dici? Anche in questo caso, se io questa scena la leggessi in un altro manga, direi lo sceneggiatore. E Toriyama. E tu invece perché sei stato scelto? Lo capirai a suo tempo. No, non voglio fare il bagno insieme a una ragazza. Che diavolo dici? Sei ancora un bambino, ti voglio solo lavare la schiena. Eh? Hai 14 anni, proprio come me. Ah, via, sporcaccione! Altra scena riciclata. Quando Bulma, trovandosi davanti un bambinetto, pensa di avere davanti un bambinetto e si scopre che è in età preadolescenziale. Lo caccia dalla stanza da bagno. Comunque, Yuhu! Guarda Tong Pu, l'ho portato dalla terra. Non credi che sia sexy? Perché ti sei vestita così? Non capisci? È un'arma segreta. Non pensavo che questo abito potesse tornare utile. Un'arma segreta? Certo, l'extraterrestre si lascerà soggiogare dal mio fascino. Approfittando della sua distrazione, gli fregheremo l'astronave. Quanto sono intelligente! Dubito che un extraterrestre trovi sexy una terrestre. Vanno a dormire. Come Bulma nei primi volumi, la seduzione è la prima freccia al suo arco. La usa per convincere Goku a dargli la sfera. La usa per cercare di salvarsi dal generale blu. Insomma, anche il vestitino e la coniglietta che vedremo probabilmente è preso da qua. Non abbiamo delle orecchie di coniglio, abbiamo un fiocco di lato. Però circa quasi siamo lì. Cucurucu! Io sono il sole di questo pianeta. E sotto c'è Godzilla in miniatura che corre. Questa è l'apertura classica di Dottor Slamperale. Manca solo il maialetto con gli occhiali da sole che dice buongiorno. L'impostazione è quella. Forza, via, ci siamo quasi. Là è quell'isola. Bene, appare un mostro. Accidenti! Ih, quello è pericoloso. Come hai fatto a sopravvivere qui per 2 anni? Ah, frenata. Eccola, sì, è proprio quella. Bene, l'extraterrestre non si vede. Sarà dentro? Ehi là! Quella no, non sarà mica Plamo. Accidenti! Ehi, non entrare! Stupidissima. Era meglio se non la portavo con me. Cucù! Ah! Ma sei scema! Che fortuna, l'astronave è nostra. Bene, vado a vedere se sono capace di pilotarla. Mi sono truccata apposta, che delusione. Tu nasconditi da questa parte, è pericoloso, l'extraterrestre può tornare. Non ti preoccupare, ho la mia arma segreta. Divertiti? Mi sa che non la passiamo liscia. Bene, ci siamo. Dove sarà la cabina di pilotaggio? Non è questa, questo è il deposito del carburante. Questa è, beh, è la cucina. Eccola qua. Oh no, non ci capisco nulla. Se le cose stanno così, farò saltare in aria tutta l'astronave, al magazzino del carburante. Accidenti, ho dimenticato di portare la bomba a orologeria, ho soltanto una bomba a mano. Idea, in cucina c'era un frigorifero. Eureka, c'è ghiaccio in abbondanza. Prende 2 blocchi di ghiaccio. Che gelo! Li avvicina, si scalda le mani, toglie la sicura alla bomba.
piano piano via e ha piazzato questa bomba tra i due blocchi di ghiaccio. Ehi, allontanati il più possibile. Ehi! Bello trovarsi a fare versi leggendo un manga di più di 40 anni fa. Ha una telecamera, tra l'altro. Ce n'era un altro. Che diavolo facevi dentro la mia astronave? Aiuto, Tong Pu, con questo extraterrestre l'arma segreta non funziona. Forse è omosessuale. Così eccoti qui, malvagio extraterrestre. Lasciala andare. Bang, bang. Con quel ferro vecchio mi fai il solletico. Gasp. Voglio contraccambiare. Bzap. Ovviamente le pistole a raggi energetici le vedremo poi dalla saga di Freezer in poi. Sicuramente un po' prese da Star Wars. E vediamo il povero Tong Pu andare a terra. Ah, Tong Pu. Buhuhu. Ecco. Io... mi dissocio. No. Non so cosa dire. Stiamo vedendo un mostro gigante, alieno, linguacciuto, che passa la lingua tra una chiappa e l'altra di una succinta e conturbante, sessualizzatissima ragazzina di 14 anni. Viva il Giappone! Ti divorerò! Ah. E lo morde. Aia! Cade, ovviamente, senza mancare di mostrarci il fulo. Maledetta! Ah! Ehi! Per colpa tua il mio braccio sinistro è bloccato. Non posso più stringere la mano a nessuno. Ma che preoccupazione. Adoro. Tong Pu! Sei tenace. Sei ancora vivo. Allora ti darò il colpo di grazia! Ah! Ops! Opla! Ah, mi ha allargato l'ombelico! Che vergogna, non potrò più andare in spiaggia! Non può più stringere la mano, non può più andare in spiaggia, ma che vive a fare? Chi diavolo sei? Sei un mostro! Io sono un cyborg! Bastardo, ora mi hai fatto arrabbiare sul serio! Potenza al massimo! Opla! Ah! Il disegno è molto bello, molto pieno, molto fiero. Sarà che è un cyborg, però lo trovo un po' troppo legnoso. Non saprei come definirlo. Comunque mi è piaciuto di più Dragon Boy, ovviamente. Non che Tong Pu sia da buttare, però insomma. Capriola in aria. Si appoggia sulla spalla, gasp, da, sdeng, pugnone in faccia, mostro atterrato. Ah, la bomba a mano, me n'ero dimenticato. Chi è maledetto bastardo? Non è il momento, scappa. Si sgancia, da 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 da, bacum. Chi altro è morto così? In che occasione è stata ripescata questa cosa, questo espediente? Ovviamente Tao Bai Bai. Alla fine non siamo riusciti a prendere l'astronave. Non me ne importa, sono contenta di essermi vendicata. Però le mie mutandine speciali sono tutte rovinate. E immagino che la bava di mostro non venga via facilmente. E adesso cosa facciamo? Ovvio, torneremo sulla Terra. Non ne posso più di questo posto. Ma abbiamo soltanto quel piccolo razzo. Non si può arrivare fino alla Terra. Girando con quello per i pianeti troveremo una bella astronave. Forse. Ma è impossibile, il razzo è monoposto. E allora? Non ti devi preoccupare. Tu sei un cyborg, vero Tong Pu? Non così, tira quella levetta. La cloche, mantienila così. Proprio una bella idea. La grande avventura di Tong Pu, il ragazzo cyborg, era appena iniziata. Ovviamente anche questo non ebbe mai un seguito, perché poi iniziò a serializzare Dragon Ball attingendo da Dragon Boy e dalla grande avventura di Tong Pu. Quindi vediamo Tong Pu e Tan Tong. Anche stavolta spero vi siate divertiti. Se riguardo Dragon Ball su YouTube e su internet in generale avevo trovato poco, su Tong Pu non ho trovato proprio niente. A parte la menzione nell'elenco delle opere del maestro. Anche stavolta, anche se ogni tanto avete visto il mio ditone per le scansioni fatte alla belle meglio col telefono, ho rischiato di rovinare il mio preziosissimo volumetto del 99. Alzi la mano chi non era ancora nato. Che depressione. Quindi per l'impegno vi chiedo di iscrivervi se non l'avete già fatto, di lasciare un mi piace, un commento e soprattutto di condividere per permettermi di portarvi contenuto di qualità sempre crescente. Vi ringrazio di cuore e a presto!